sigla. Ma va là, va là. No, no, mi stavo chiedendo qual è la cosa più brutta che si possa trovare nella buca da lettere quando uno torna a casa. Una multa? Una bolletta? Una partecipazione di nozze? Quando ti arriva tu la apri con diffidenza, apri e dici no, che già la riconosci dalla carta, perché una carta ricca è importante, capito? C'è stato, lì c'è stato un pensiero. Tu apri e dici no, a me mi hanno invitato, ma come? A me? Leggi subito la data, il 13 d'agosto. Il 13 d'agosto, ma come? Il 13 d'agosto? Tu magari hai già prenotato la vacanza, hai dato pure la caparra per andare in vacanza il 13 d'agosto. A me, attrice, non devi invitare. Ma come? Non sei felice? Vuol dire che ti vogliono bene? Come felice? Con tanta gente che sta a spasso il 13 d'agosto, a me mi devi invitare al matrimonio tuo? Disgraziato farabutto, farabutto, disgraziato delinquente. Ma chi si sposa? Non lo so, perché non è facile capire chi si sposa, perché... La lettera la devi non leggere, interpretare, perché lì il grafico si è preso delle licenze, è artistiche, è creativo, per cui usa dei caratteri che sono un po' naif, sono etruschi quasi, sono dei caratteri barocchi, rococò, cioè delle lettere un po' tipo la T, la T che è semplice, la T nella partecipazione di nozze sembra un fungo porcino senza terra, la T, la T, la H è piena di boccoli, non riesci a capire che è un H, la F è così, la F è in continuo mutazione, tu si muove, tu la vedi e si muove, allora non riesci, ma chi si sposa? Un attimo solo, si sposa Carlo e Tabbiola, Tabbiola, sì, la Biola. Robbiola, ma quale Robbiola? Ma se la Robbiola ce l'abbiamo al frigo, allora se è al frigo lei non può essere. Tabbiola, ma Fabiola! No, non mi dire! Carlo e Fabiola, ma non si erano lasciati? Si erano lasciati, perché lei l'aveva data a mezza Roma, si vede che lui faceva parte dell'altra mezza e adesso se la sposa, non lo so, e ci hanno invitato. Ma ti rendi conto, ci hanno invitato? Oddio, che tragedia, il 13 d'agosto, e adesso che gli regaliamo? Certo, perché tu non vuoi fare brutta figura in confronto agli altri parenti. Oddio, e che gli regaliamo? Mannaggia la miseria, mo che gli regaliamo, disgraziati? Io dico, tanta gente che divorzia, questi si sposano. Farabutti, delinquenti, con tanta gente che si vuole male, questi si sposano. Che gli regaliamo? C'è la lista di nozze, siamo fortunati. La lista di nozze. Il luogo dove devi comprare quelle cose non è vicino, sta in un posto, ancora non hanno aperto nemmeno il casello dell'autostrada, non si sa dove sta sto posto. E se ti sbrighi, te la cavi con una cornice d'argento Silver Play, che l'argento, sta cornice l'ha visto passare, ma in miniera, ce l'aveva in bocca un minatore che andava a fare pausa pranzo. Sai quelle cornici dove c'è disegnato in rilievo il cavallo col crine oppure il pescatore con la rete? Oppure se le cornici sono finite te la puoi cavare con un servizio da te d'argento per due. Un servizio d'argento da te per due. Che io se potessi parlare con l'inventore del servizio d'argento da te per due io gli direi così a tu per tu. Ma come? Con tante cose che ci stanno da inventare, tu te inventi il servizio da te d'argento per due. Cioè, beh, ma sai, per i giovani, gli innamorati, un tè, il pomeriggio, è certo. Con lo smadonnamento generale che ci sta, io alle 5 proprio per te me vado a prendere con mia moglie. Ma tu scherzerai. Ma come, inizi dalla mattina.
Le coppie moderne iniziano dalla mattina a gettarsi il veleno. Senti, mo tu te rifai il letto. No, cominciamo, eh? Io non è che mi sono sposato per rifarmi il letto. Senti, non è che sta la schiava tua, capito? Te e tua madre, tu quando parli di mia madre te devi sciacquare la bocca, capito? Allora adesso con tuo fratello, a mio fratello, amore, sono le 5, prendiamo un tè. Ma chi lo prende il tè? Ma chi lo prende il tè? E poi io dico, caro il mio inventore di servizio da tè d'argento per due, e l'argento è comunque un metallo ed è conduttore di calore, perché io ci metto il tè caldo, prima mi devo scottare le dita, poi la bocca e poi mi devo cascare sulle cosce e macchio pure il tappeto d'Ikea, perché? Farabutto delinquente! E poi il servizio da tè per due, per tenerlo lucido devi passarci il Sidol, e il tè sa de Sidol, e non è buono il tè al Sidol. E se i servizi da tè d'argento per due sono finiti, allora purtroppo te tocca il plasma, televisore al plasma 50 pollici che piace molto alla sposa, un televisore enorme, full HD, 3 prese HDMI col digitale terrestre incorporato, enorme, costoso, pesante. Talmente pesante che quelli del negozio ti danno pure il muro in cemento armato dove poterlo attaccare, se no a casa non lo so dove attaccare. Ma il problema grave non è il regalo, il problema grave, specialmente per una donna, è: oddio, il 13 d'agosto, e mo che me metto? Oddio, non c'ho niente. Ma come non c'è niente? Che dici, non c'è niente? C'hai l'armadio a muro pieno, c'hai 3 armadi a muro pieni. Ma che stai dicendo? C'hai 3 armadi a muro pieni, a caso ci abbiamo i muri solo per metterci armadi tua, pieni di roba. Quel vestito là, quello là, non va bene. Quale? Che stai lì? Ma te stai pazzo, che dici? Quello là, quello che t'ho visto, quello tutto fatto di... Innanzitutto tu apri bocca e gli dai... Allora, quello me l'hanno visto, chi? Me l'ha visto Sandra, Giovanna, me l'ha visto Carla, Maria, e allora ha fatto comprare da loro un altro vestito. Così si imparano a guardare. Senti, tu pensa per te, io adesso vado all'outlet, me lo compro, un bel vestito in saldo, 6.000 euro, poco, è una sciocchezza, è 13 agosto, più tu piuttosto, io, no, io sto bene così. Io ho quel bel vestito nero dell'altro anno, quello fatto tutto, ma quello è di lana, è un fresco lana, il 13 agosto... Va benissimo. Allora comprati le scarpe. E l'uomo va bene. Ok, comprerò le scarpe. Però l'uomo, siccome va di corsa, le scarpe non le prova. La scarpa da cerimonia non è una scarpa che puoi mettere così il giorno prima. Lo devi tenere, la scarpa da cerimonia, anche quei 6-7 mesi per farla vivere, perché è in carta pecorita la scarpa da cerimonia. Quella ha una vita propria, è fatta di cartongesso, quindi tu la devi mettere e la devi anche grattugiare sotto, perché sotto c'ha quella suola liscia dove c'è scritto vero cuoio. Quella non la puoi mettere il giorno della cerimonia, perché quella è liscia, anche la chiesa è liscia, col riso tu fium, fium, pum, dai una musata sulle scale, poi gli altri vanno a mangiare al ristorante a 4 canasce. E tu, senza gli incisivi, in ambulanza ti mangi il brodino che passa la ditta. E allora ti devi andare a comprare le scarpe, ti metti lì con calma, scegli quelle scarpe giuste che sono comode perché poi la sera il piede ti si gonfia, quindi ci metti 6-7 paia di calzini, ti metti lì, esci dal negozio con le tue vecchie e ti metti là e le grattugi sull'asfalto. Ti metti piano piano, anzi chiami un vigile, fai fare un'isola pedonale, eccetera. Mi sta un attimo qua che io devo, ecco, preparare le scarpe, poi magari passa qualche passante e ti lascia anche 50 centesimi e dici, che so sti sordi? Ma non balli al tip tap? No, io sto a preparare le scarpe, ma che vuoi tu da me? E quando le scarpe sono pronte e i vestiti sono pronti, beh, sei pronto per andare al matrimonio il 13 d'agosto e quel giorno arriva. Certo che arriva quel giorno. E quel 13 d'agosto lei mette la sveglia alle 5 di mattina. Dri! Oddio, sono le 5. Oddio, è tardi. Oddio, sono le 5, è tardi, sono le 5. Ma dove dobbiamo andare? A caccia? Dove dobbiamo andare alle 5?
Sì, tu dormi, pelantroni, io qui c'ho da fa, c'ho tante cose da fa, devo spicciare ancora, è tutto in mezzo, io c'ho da pulire, devo ancora lavare per terra, dai lucido al parquet, devo fare il cambio di stagione, mettere a posto il piumone, io c'ho tante cose da fa, io mi devo pulire, io mi devo lavare, mi devo fare i peli, mi devo depilare. Ah, ti devi depilare? Eh certo, guarda che peli. Ah, io mi credevo che era il pigiama, no, questi sono i peli. Madonna mia, io c'ho da fare, devo andare, devo correre, guarda qua, tutto in mezzo. Oddio, che tragedia! Oddio, madonna, allora questo è il vestito. Le calze, hai visto le calze? Hai visto le calze? Quali calze? Le mie, ho comprato un po' di calze per oggi, 13 paia. 13 paia? Ma che dobbiamo andare a fare una rapina? Ma quale rapina? Le ho portate nel caso che mi si smagliano. Ma guarda che andiamo a mangiare al ristorante, mica andiamo dentro una fratta. Tu lascia fa, pensa per te, dai, forza. Oddio, mi starà bene sto vestito, c'ho un po' di colite, mi è venuto un po' di pancia, le calze dove stanno? Oddio, che mi fai il nodo alla cravatta? Non sa buono a far nodo, fattelo fa da zio. Vai, andiamo, prepara, vai. E tu da fa, porta a posto, oddio, oddio, la borsa, ho preso la borsa e le scarpe, la sciarpetta, nel caso viene freddo, uno scialle, un paio di ciabatte. Oddio, madonna santa, ecco andiamo, forza, dai, usciamo, vai. Io vado ad accendere la macchina, vai, vai. Oddio, metti l'allarme, chiudi l'allarme, metti il codice, allarme, telecamere, a circuito chiuso, metti cose, aiuta le codificazioni. Allora, no, che gatto, i croccantini per cane, i croccantini per gatto, mette nonno, noi torniamo tardi, metti cose, aggiungi il coccodrillo con i fossati, la colla sulla cosa, la corrente, andiamo, faccio, veloci, dai che tardi, madonna santa, oddio che tardi, oddio, avrò chiuso il gas, oddio madonna santa, riapri, leva i coccodrilli, leva il fossato, no, noi torniamo tardi, metti a posto, vai così, andiamo, dai, forza, monta, dai, dove andiamo, Dove andiamo? La chiesa? A me lo dici? La partecipazione, starà la scrivere. Ma non ce l'ho io la partecipazione. Te l'ho data a te il 6 di luglio, ti ho detto che guarda per agosto, poi me la devi ridare. Ho capito, va. Si è persa, vabbè. Avviamoci. E andiamo. Tanto nel Lazio sta, quindi qualcosa troveremo. Andiamo, dai, forza. Madonna santa. È tardi, quanto è tardi. Madonna santa. Dai, guarda. Domanda a quello là. Ma quello è vestito male, io sono vestita bene. Ma una domanda gli devi fare. Vabbè, domando io. Senta, scusi, cortesemente. Che potrebbe dirci la chiesa dove, cioè, noi... Non sono di qua. Vabbè, stai calmo, senza che è colpa mia, che è antipatico. Domanda a questo, guarda. Scusi, senta, la chiesa verso non sono di qua. Allora, se non siete di qua, levatevi e fateci mettere delle persone che sono di qua, che il comune assumesse delle persone che sono di qua. Non è che si vanno avanti così. Ha capito? Vabbè, dai, non litiga. Madonna santa. Dai che siamo vestiti bene, dai, forza. Ecco, guarda, sono vestiti bene, saranno loro, sarà sta chiesa. Dai, scendi, guarda, riconosco Gianna, Fran, Alfredo, dai, forza. Mettila al fresco, sì, la metto al fresco, dai, andiamo. De corsa, oddio, ma sono vestita bene. Sì che sei vestita bene. Madonna mia, c'ho la colite, chissà se si vede, ma non si vede. Dai, entriamo. Ciao Alfredo, ciao P, ciao là, ciao To, ciao sì, ciao Ne. Ciao, andiamo, entriamo che la sposa sta per entrare. Dai, che da qua si vede bene, ma mica stiamo allo stadio, stai calma, vieni amore, vieni, passa di qua. Ecco, madonna che bella chiesa, tutta gialla, una bella chiesa, questa è dei tempi... Questa c'ha chissà quanti... Santo Martino da Roma, menio, con la sua convenienza in una casa si vuole già trova... Ah, signor? Buongiorno, Santo Martino da Roma, menio, con la sua convenienza in una casa... Ma che c'è? È una signora che sta a pregare, però qua... Santo Martino da Roma, menio, con la sua convenienza in una casa si vuole già trova giusta donna mala, passa paglia, forse sarà mezzo di fase e tutto lo male sono scasse. Santo Rocca, benedica, Santo Martino da Roma... Ah, signor, però una pila dei fagioli, io lo so... Ma che c'è? E che c'è? La signora è una pila di fagioli, io già c'ho fame. Vabbè, ma mo danno l'ostia, così metti un fermino. Vabbè, andiamo avanti. No, belle di nonno.
No, bello, no, no, no. Madonna santa, fuori la chiesa stavo dando bonus sto ragazzino. No, bello, no, no, no. E questo è indiavolato. Ci vuole un po' d'acqua santa. Un po' d'acqua santa. Madonna, esci fare da sto corpo di sto ragazzino. Santa Martina però come io con la sua combinazione. In una casa si parla già d'uomo giusto donna, ma la sbaglia, sarà mette base per la colpa, mia colpa, tutta la colpa, la colpa è la mia, tutta la colpa. La signora, la colpa è tutta la sua, però mica ce l'avevo più per noi. Ho capito. Guarda, guarda, ecco, stanno arrivando, sono usciti. Guarda, sta per arrivare la sposa, madonna, lei è bellissima. Guardala, chi? Guarda, guarda quell'altra, chi? Guarda, 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 amore, guarda, dove, dove? Guarda là, non guarda, non guarda, non guarda. Guarda quella, quella è la cognata del fratello del cugino di secondo grado, ma chi? Vedi quella, ma io dico, che ridicola, madonna! Ma te puoi mettere un vestito verde su una chiesa gialla? Vabbè, scusate. Ma chi? Quella là! Vedi che c'ha il vestito verde, ho capito, ma che ne sapeva che la chiesa era gialla? Ma telefonava al prete, no? Diceva, scusi, che chiesa c'avete? Diceva gialla e cambiava vestito. Madonna, che ridicolo, non guardà, non guardà però. Guarda, guarda adesso, 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 guarda, guarda. Devo guardare o non devo guardare? Guarda senza guardare, no, madonna, mi ecco. Ecco, 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 ecco la sposa, sei arrivata. Madonna, lei è bellissima. Oddio, mi viene da piangere. Oddio, Madonna Santa. Guarda, 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 ecco, ecco lì, guarda, ecco. Il prete. Dan, 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 dan. Il prete tendenzialmente o è straniero, può essere. Io, per esempio, a casa mia c'ho un prete algerino. È di Algeri, centro. Parla presso a poco. Prenda la pace, te do la mia pace, né le guarda le peccate di gente. Amico, il prende le pane, le spessa e dice, prenda tutto, faccio presso buono, dai amico, non ti preoccupa. Dai, amico. Sì. Se il parroco non è straniero, è sicuramente del sud. E si sa che al sud, per necessità di dialetto, si omette nel parlar quotidiano l'ultima vocale. Simmiut, yamma a scuola, a Dubai. Per cui il prete parlerà così. Si accomoda, accomoda tutto. È che in questo luogo di gioia, la casa del Signore, noi oggi siamo venuti per unire in matrimonio questa nuova coppia di giovani che si sposano per tutta la vita. E di queste divande ai testimoni, divande ai parenti, ai genitori, a tutti di fronte al Signore Dio nostro. Ecco. È bello quanto si unisce una nuova famiglia, questi due giovani che si accucchiano per tutta la vita. Ed è per questo che noi tutti quanti insieme canteremo l'inna della tua lota. Il catechista con la chitarra. Eh? Canteremo l'inno della tua lota. Catechista con la peluria, quello col... con i pantaloni di velluto a coste larghe, con le polacchette anche d'estate, col dolce vita nero. Che c'ha sei corde la chitarra, ma una è sempre rotta, al meccantino. Con un giro de do fa tutte le canzoni. Canteremo l'inna della tua lota. Ah! Alleluia, 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 alleluia.
l'entusiasmo di sempre. Alleluia, 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 alleluia. Ecco, ecco fratello, tutti quanti unite in cielo questo giorno di caglia e di gioia, di presentare questa nuova coppia a te, Signore, cosa buona e giusta e veramente, cosa buona e giusta, fonte senza pente, fonte pente, ringrazia. Ma che sta a dire? Non lo capisco. Questo è il latino, amore, questa è una messa in latino, lascia fasci. Santo Martino da Roma, maniglia con la sua, con Vinizio, in terra casa si va, dice troppo, c'è stata una mala pasta, paglia, buserà metà di pasta. Donne... A signore, però... Ma che succede, signora, però? È una pila di fagioli, io già ho fame, A signore, però, santo, colpa mia, tutta la mia colpa, colpa la mia, ho capito, la colpa è la sua, però noi non riusciamo a sentire la messa, signora bella. E che... E che... Questo momento, se ascoltiamo la parola del Vangelo, è che a quel tempo a Betlemme il Signore incontrò Pietro e disse: Pietro, e Pietro rispose: Il Signore dice: Pietro, dov'è che vai intanto dove stai tu andare? Dov'è? Dov'è? Pietro! Dov'è che... E Pietro rispose: boh, non so! Ecco! Vedete? Vedete la profondità di questa parola? Questa parabola che alla risposta dov'è che vai Pietro? Boh, non lo so. Il mistero della vita di fronte a questo boh, non lo so. L'essenza del non sapere dove andare, che dove vai se tu stai andando? Pietro, questa è la bellezza di queste parole. E di fronte a questo cantiamo l'inna della tua lota. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. A stesso modo infatti di questo Signore è chiusa in questo momento di grande momento della liturgia. In pietà, per favore, tutti in pietà. Vuoi tu, Carla, prenderò come tua moglie, la qui presenta Robbiola come tua... Fabiola. Fabiola. Qua c'è scritto Robbiola. Fabiola. Vuoi tu, Carlo, prenderò quella qui presento Fabiola, detta Robbiola, come tua mogliera, nell'amore, nella felicità, nella sofferenza, nella pena, nel dolore, male di schiena, del lavoro, della vita. Uno torna a casa con i piedi gonfi, la sera non si butta lo divano, non mangia niente, si mette a dormire, domani fa male alla goccia, domani un altro giorno si mette a lavorare, le cose, la pensione, 1.000 euro dal mese. Vuoi tu? Sì. E tu? E tu, Fabiola, detta Robbiola, vuoi prendere come tuo legittimo marito, il cui presenta Carlo, nell'amore, la sofferenza, della pena, di dolore, di malapanza, dei figli, che Dio vorrà donarvi, che la cosa, la mia cente, se dopo una incinta si prende le pasticche, non riesce a camminare, i piedi gonfi, poi si incinta, poi quattro mangiano, tre ragazzine, tre volte al giorno piangono sempre, perché si piangono, poi si fanno i ragazzini, poi piangono, poi rubano i motorini, si fregano la cocaina, si fanno le pasticche, in mezzo alla cosa, poi chiudono dalla strada, poi diventano grandi, vanno alla costura, poi ti chiamano la costura. Vuoi tu? Sì. E che Dio unisca quello che un uomo non può disunire, che ci do una papagna dalla faccia. Ecco, in questo momento scampiamo la fita. La fita,
l'anella, la feta. Pier Giorgio, vai. Che ne va, papà? Vai, Pier Giorgio, dai, porta le fedi a zia. Ma non me voglio, vai di che dietro. Pier Giorgio, non fare così, ti do un leccamuffo. Vai, Pier Giorgio, su. Dai, porta. Abbiamo provato stamattina alle 6 al garage. Vai, Pier Giorgio, dai. Porta le fedi. Ma che te faccio io, papà? Devi giocare. Dopo, a giocare dopo. Adesso vai là, papà. Zia, ti aspetta, porta le fedi, dai. Pier Giorgio, ti ammollo una cinta. Lascio qui, Pier Giorgio, Te do fuoco col cherosene, vai Pier Giorgio, su. Ma di che ti... Pier Giorgio, ti do un cazzotto a ceppo, ti fermo la crescita, vai Pier Giorgio. È piccolino, ma adesso è mio figlio, adesso dai Pier. Non mi vai a... Pier Giorgio, ma anche figlio mio, è figlio dell'amante di mia moglie, io manco lo volevo sto ragazzino. Pier Giorgio va, porta le fedi. Ecco, un momento, lui a lei, lei a lui, ecco bene. Ecco, è tutto bene quello che finisce bene. Questo è che in questo momento di grande unione noi possiamo dire soltanto questa, la messa è finita, è andato in bacio. E la gente vai, andiamo a mangiare, forza, usciamo di fuori. Mentre la gente va fuori, tutti quanti gli ospiti si vanno a organizzare, il fotografo sequestra gli sposi per fare le foto con le combinazioni. Lo sposo con la sposa, lo sposo con la sposa e i genitori dello sposo, lo sposo con la sposa e i genitori della sposa, i genitori dello sposo, i genitori della sposa senza gli sposi, il prete, il chirichetto con la sposa senza lo sposo. E poi, e mentre fuori si stanno organizzando tutti quanti gli ospiti. Allora, dimmi ricordi, dai, per via, i petali, c'hai il riso, dammi il riso, i petali, il riso, i confetti, dove stanno i confetti? I confetti, dove stanno i confetti? Papà, me li sono mangiati tutti, ma come? Ma i confetti mica si mangiano, quelli sono fatti per essere tirati, hai visto che forma che c'hanno? Vabbè, prendi le briccole nell'aiuola, tanto i sassolini, non se ne accorge nessuno. E quelli mentre escono, tutta la gente gli vorrebbe tirare il riso, non così. Gli vorrebbe tirare il riso così, more, ammazzati a voi il 13 d'agosto. Quando finisce il rito del riso, tutti quanti, via, andiamo! La transumanza verso il ristorante. Il ristorante è sempre molto lontano dall'altra parte del mondo. Qualcuno ha notizie vaghe sulla strada da fare. Esce sempre qualcuno mentre gli altri stanno per... Tu vieni con me, che zia viene con te? Ma tu non andare con loro, vieni con noi che poi ti porta lui che io vado. Insomma, tutti in macchina, via! Esce il cugino di secondo grado che sa tutte le strade, anzi addirittura conosce pure una scorciatoia. Allora venite appresso a me, andiamo dritti, partiamo dal Colosseo, se va a Viterbo si gira, alla strada autostrada alle 45, usciamo sull'Adriatica, poi facciamo, c'è un tunnel al bivio, giriamo, poi c'è un cancello con un palazzo, sotto il palazzo c'è un cane pazzo, sotto il cane c'è sta il ristorante, lo so io, seguitemi. Qualcun altro, vado da solo, c'ho il tom-tom. Quelli col tom-tom inseriscono l'itinerario. Il tom-tom fa zona borghesiana, girare a destra su via Appia, rondò, seconda a sinistra e poi continuare dritto, almeno me pare. Come me pare? Tom, come me pare? Tom, Tom, come me pare? Tom, dove dobbiamo andare? E lo stesso Tom Tom risponde, oh, io sono un navigatore satellitare, mica sono mandrache. Io vi porto in zona, poi domandate voi. Vabbè, comunque, dopo 14 sensi unici, inversioni di marcia, freno a mano tirato, passaggi di corsia e semafori rossi, si arriva finalmente al ristorante, da Abdul il matriciano, cucina casareccia. Ah, e lì gli invitati hanno il cocktail di benvenuto, sotto una pergola al fresco, un cocktail di benvenuto preparato un paio d'ore fa, che adesso in pieno sole, c'è il sole che lo becca tutto il cocktail, il parmigiano tutto sudato, che sta lì come di buttatemi via che io ormai sono ridotto uno schifo. E i rustici... Ci stanno i rustici che non mangia nessuno, quelli hanno messo un vassoio e ne sono diventati due. Ci stanno le pizzette secche e poi ci stanno i tramezzini farciti, tanti, ce ne stanno tanti che col sole, il tramezzino, la parte superiore, dopo un paio d'ore di sole, si imbarca verso l'alto e lascia allo scoperto il viuster che tutto sporco di maionese dice ma tona mia che caldo, eh? A saperlo non finivo.
Olive! Olive così grosse, verdi, con le bandierine infilzate di tutti gli stati del mondo, specialmente la Svezia, sono quasi tutti della Svezia. Mentre arriva il cocktail di benvenuto, siccome gli sposi sono andati a fare le fotografie in un posto abbastanza lontano, perché per essere romantici questi posti devono stare lontano, tutti quanti si avventano come democristiani della prima epoca addosso a questo cocktail di benvenuto. Qualcuno dice: Madonna, però sti olive come so pesanti, ma l'ha levata la bandierina? Ma perché andava levata? Dopo che c'è rimasto poco e niente sui piatti, a regà, l'antipasti, namo che se magna, arrivano gli sposi, oh scusate, abbiamo fatto un po' tardi, ma sa, mia moglie gli dava fastidio la gondola, e quindi, ma prego, accomodatevi, tutti si prendono i tavolini così a come quattro dei bastoni, c'è gente che occupa i posti con i tovaglioni per la madre, la sorella, l'amante, e tutti quanti occupano i posti, vai, vai, antipasti, ecco gli antipasti di mare, antipasti di mare e monti, salame, carciofini, le olive dappertutto, e tutto il prosciutto, una fella di salame, e comincia a mangiare, poi tris di pasta sul letto di pomodorini al sole, e poi trionfo di carne sul letto di verdure, suprema di pollo sul letto di pane saporito, e poi tutto sul letto, poi dolce caffè, ammazza caffè, la trota al cartoccio sul letto di spinaci, torta nuziale sul letto, perché dopo tutta sta magnata dice: datemi il letto, perché se no io non ne la faccio andare avanti. Nel frattempo che si mangia, c'è il cugino di secondo grado, sempre impetuoso, che fa: auguri sposi! Bacio! 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 Tutti quanti, con l'entusiasmo di una riunione di condominio, assecondano: bacio, bacio, è vero, bacio! Poi, tin, 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 zitti, c'è zio che deve fare il discorso, lo zio che è zio Piero, che viene dal paese, per nostra fare viene embriaco già da casa. Tin 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 tin, silenzio per favore. Con questo io volevo fare un printice agli spose novella. Con questo vino gagliardo e bello, tutti con questo vino è spumante, è spumante, con questo vino spumante voglio fare l'augurio a questo mio nipote Giuseppe che si sposa, è Carlo, quello che si è sposato si chiama Carlo, Giuseppe che da sposato si chiamerà Carlo. No. No! Si è sposato Carlo! Giuseppe si è sposato a Carlo! Io questi nipoti non ci capisco! E comunque a Giuseppe che si è sposato a Carlo, leviamogli il calice! Ecco, leviamogli il calice a zio che già si è imbriacato! Nel frattempo arriva il musicista! Un tastierista con la panza, con i capelli spettinati, già sudato perché si è fatto due battesimi. E comincia a attaccare velocemente il jack. Fa i rumori. I microfoni che fischiano. E comincia a cantare. Trova il nome. Romagna e San Giovese si beve al... Canta canzoni romagnole. Romagna mi... Anche se lui è di Avellino Centro, non si sa perché. In questo frangente si arriva quasi alla fine quasi tutti distrutti, alcuni parenti che chiamano il cameriere: scusi, che per favore mi può fare un pacchetto per il cane, mi ci mette quelle 12 fettine panate, un po' di insalata e un litro di vino, sa, per il cane. Ma che cane è? Scusi. Nel frattempo nel frattempo
che tutti fanno il doggy bag, alcuni parenti dicono è fatto, si è fatto tardi, cioè i piedi gonfi, è tardi, andiamo via, si stanno preparando, mentre vanno a prendere le bomboniere, ecco che esce fuori la busta che viene data allo sposo, tenete questa è la busta per voi, che Dio vi benedica. Ma no, anzi, non dovevate, come non dovevate? Ci avete chiesto voi dei soldi, voi ci avete dato dei soldi. L'avete scritto pure sulle partecipazioni. Nel frattempo che tutti vanno via, gli sposi sono felici. Non tanto perché è il giorno di festa, perché stanno andando via. E quel giorno, il 13 d'agosto, sta quasi arrivando alla fine. Loro pronti per arrivare all'aeroporto, li aspetta un viaggio di nozze. Gli sposi sono frementi, vanno via. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie di tutto, ciao. Baciano le persone anche 3 o 4 volte. Ciao, ciao, dai, dobbiamo andare. Dove? Andiamo all'aeroporto, amore, dai che ci aspetta. Madonna, è tardi, dobbiamo andare, ci abbiamo il viaggio, dobbiamo arrivare un po' prima. Quanto prima? Non lo so, prima è, meglio è. Andiamo. Amore, ho organizzato tutto, il volo, andiamo in viaggio di nozze a Sharm el Sheikh, tutto compreso, 15 giorni, 3 notti. È un viaggio low cost, proprio 15 giorni, 3 notti. E l'altre notti, a sti prezzi, no che si può dormire tutte le notti, Faremo i turni. Va bene, andiamo. Andiamo, viaggio low cost. Partenza! Partenza da Roma Ciampino. Roma Ciampino, Londra. Londra, New York. New York. Oslo, Oslo, Roma Fiumicino. Roma Fiumicino, Sharm el Sheikh. Ma scusa un attimo, ma non conveniva prendere l'aereo da Roma Fiumicino? No, se no non valeva il biglietto. Va bene. Si va all'aeroporto un po' prima. Allora, il carrello, prendi il carrello, non ci stanno i carrelli. Ecco i carrelli. I carrelli, però servono i spicci. Prendi i spicci, non c'ho i spicci. Allora serve un bar. Troviamo prima il bar, poi troviamo i spicci e poi troviamo il carrello. Una volta che tu trovi il bar, trovi gli spicci, trovi il carrello carichi le valigie, va sempre da un'altra parte. Tu diri dritto il carrello. All'aeroporto gli aerei vanno supersonici a 10.000 metri d'altezza e il carrello non riesce a andare dritto. Ma guarda, sbrighiamoci, questo è il gate, attenzione, ecco, imbarchiamo le valigie. Oddio, queste se le perdiamo, ci hai messo il nome, come no? Ci ho messo pure il nome. Che dici se ci mettiamo la fotocopia della carta d'identità, se no si perde? Eh sì, mettiamoci pure il certificato del battesimo. Non sarebbe male, ma dai, forza, andiamo, via. Veloci, imbarchiamo, dobbiamo andare al gate. Attenzione, bing bong. Attenzione. Tutti i passeggeri in Sharm el Sheikh sono in vacanza di uscita A16. Per un problema di cose tematiche vengono usciti A1. C'ha detto. C'ha detto. Ripeto, tutti i passeggeri per Sharm el Sheikh che sono venuti uscita A16 sono spostati all'uscita A1. Non lo so che ha detto, forse lo dirà, lo ridirà. Attenzione a cambio, tutti gli usciti A21 ritornino all'A16. Ah, vabbè, allora non è cambiato niente, arriviamo all'A16. Vai, forza, entriamo, andiamo, forza, sbrighiamoci. Si entra in aereo, entra tutti di me, copri qua, i posti sono 2F, 2L, madonna quanto sto stretti. Dai, entra, piano piano, il cazzo è così. Ma se poi se mangio non esco più, e allora mangia poco. Non è che metti su di allora la cinta. Attenzione, questo posto non si può, se non fai stare a fare stare a fare. Sound was sent sound of the piedi, sound of the feet. I just want to find some words for that swing. Senta, senta signorina, sento dei sobbalzi, ma che c'è, turbolenza? No, sono le buche della pista, ancora dobbiamo partire, non si preoccupi. Ah, va bene. Via, insomma, attenzione, di disarmare gli scivoli, sono fine, sono confine, sono fine, sono fine, sono fine, sono fine, 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 sono fine, 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 fine. Ecco, zitto, zitto.
Madonna, amore, che emozione, andiamo in viaggio di nozze. Ecco, ci porta la cena, ma la cena o il pranzo, non lo so, col fuso orario, chissà se danno la cena o il pranzo, boh, non lo so, è tutto un pacchettato, dai, apri, questo è lo zucchero, ma sai, questo è il sale. Ma che è, The Barbie? Sì, queste sono le confezioni di Barbie. Allora, tu apri, però, non, amore, non puoi che possiamo tagliare la carne tutti insieme. Se io taglio la carne, tu bevi. Se io mangio, tu dormi. Cioè, non è che poi dobbiamo organizzare. Non è che... Dopo che ti metti le ciabattine e le scarpe non ti rientrano più, quindi tu comunque fai avanti e indietro, riesci, insomma, si arriva in aeroporto, un po' stanchi. Attenzione, scendi, chiacchi, apri, aspettiamo le valigie, attesa le valigie, prendi le valigie, il carrello sempre lo stesso della partenza. C'è il controllo, amore. Allora, signore, che le prego, per favore, tutte quante, che se metti, per favore, signore Salenzi, allora... che le metto tutte quante con le passaporte nelle mani e che le controllo di sicurezza, per favore. Allora, attenzione, che le venga avanti, attenzione, che le risponde a questa domanda, per favore. Sì, sì, sì. Amore, io ho paura, lasciami fare. Allora, signora, deve rispondere a questa domanda della sicurezza, eh? Deve rispondere o sì o no, d'accordo? Le va bene? Va bene, o sì o no? Va bene. Allora, sono vostre le vostre valigie? Ho capito. Sono vostre le vostre valigie? Sì. Sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Vabbè, è sicuro. Quella è di mia madre, però è come se fosse la nostra. Eh no, signori! Eh no, signore, deve rispondere o sì o no. Non è che si risponde così, eh? Allora. Deve rispondere sincero, con la verità. Allora. Avete fatto voi le vostre valigie? Cioè? Avete riempito voi le vostre valigie? Beh, sì, una era già fatta, c'era... Signore, o sì o no? Sì, l'abbiamo fatta noi. Calma allora, eh? Calma, signori, eh? Che il mio lavoro, io lo faccio bene il mio lavoro, eh? Stai calma, Madonna Santa. Allora, ultima domanda, signori. Avete mai perso di vista le vostre valigie? No, sicuro? Beh, sono andato una volta al bagno, però con la coda dell'occhio le guardavo, non è che... Signore, o sì o no? Sì, non l'ho perso di vista. Bene, allora andate, avanti un altro. Finalmente si va. Allora si prende le valigie, la moglie è ammazzata, ha preso un'angoscia. Prendi il carrello, arrivi lì e ti accolgono subito quelli del villaggio turistico, che li vedi, perché arrivi all'aeroporto tutte facce tristi, di gente che soffre, di ammazzateci tutti, non ci fate soffrire così. Invece quelli del tuo villaggio sono sprizzano di gioia, da contratto, capito? Ciao, benvenuti! Tu c'hai i piedi gonfi, c'hai un'arsura, c'hai sete, devi fare pipì, devi fare... E questi... Ciao! Io sono Giulia, per qualsiasi cosa potete chiamarci, venite! Ci aspettano i pulmini! E i pulmini, i bagagli sopra, i sedili sporchi, tu te metti i pulmini, c'è mezz'ora di pullman. Poi a un certo punto diciamo, meno male, si scende, siamo arrivati. Invece no, amore, come mai ci sono i cammelli? Ci dovete montare sopra! Perché il villaggio turistico è dall'altra parte delle dune, mezz'ora di cammello, quando arrivi... Adesso scendete e poi andate a piedi, tu poi dal cammello non scendi più. Ci pensa lui, ti fa scendere, si inchina giù, tu scivoli. Col passo del giaguaro arrivi al villaggio... turistico. Al villaggio turistico i nostri sposi vengono accolti dal cocktail di benvenuto, un cocktail che è tutto colorato a strati, con la bandierina, cioè l'ombrellone, la sedia a sdraio e la sabbia, e tu... tutte cose colorate, e sotto c'è tipo... un'oliva, ma non è un'oliva, è quasi un dattero, ma non è un dattero, è un bagarozzo, una cosa che si muove e tu fai finta di bere, poi quando si girano
tutti quanti versano il cocktail benvenuto dentro l'albero che è cresciuto proprio pieno di datteri e di bagarozzi. Allora amore, dai, adesso andiamo in camera, ci vestiamo, così poi andiamo subito a mangiare, c'è pranzo al buffet, pranzo beduino al buffet. Tu arrivi di corsa, ti cambi, arrivi alle cose, arrivi al pranzo buffet che non sai quello che c'è, ma è tutto colorato. E devi prendere qualcosa che si abbina col vestito, non è che... Amore, ma che fai? Prendi il purè giallo su un pantalone blu. Hai ragione, non lo sapevo. Ma che dici, con la cravatta rossa va bene la rapa? Sì, però non devi abbinare il bianco con i colorati, ho capito. Io devo mangiare, non è che devo fare la lavatrice. Sì, però... amore, sennò facciamo una brutta figura. Alla fine, quando ti fanno la spiegazione di tutte le cose che si possono fare e che non si possono fare nel villaggio, ti mettono il braccialetto, ti mettono un numero seriale e si fa quasi sera. A un certo punto dice, senti amore, adesso facciamo una cosa, andiamo in camera, facciamo una doccia, poi usciamo perché sennò il jet lag col fuso orario, poi non ci capiamo più niente e facciamo 4 salti in discoteca. Senti, adesso noi facciamo una cosa, intanto andiamo in camera, poi io mi levo le scarpe, le butto sul letto e mi mangio 5 confezioni di noccioline perché ho una fame che non ci vedo più. Ma dai amore, non fare così, dai, vabbè, intanto andiamo, si va in camera. Poi alla fine lei apre la finestra. Amore, guarda che luna. Ma che luna, insomma, anche 11, quale luna? No, dicevo, guarda che luna che c'è in cielo. Non ti senti emozionato? Boh. Guarda amore, ma questa fede al dito non ti rende felice? Beh, ma tu non senti i brividi? Sarà l'aria condizionata perché... No, dico i brividi, pensando alla fede, noi uniti per tutta la vita, io e te, tu e io, ci pensi, eh? Non senti le vibrazioni? Quella è il frigorifero dalla camera. Senti, non fare lo spiritoso. Ah? Ma che vuoi? Oh. Ma che... Eh? Vieni qua, lo sai adesso che ti farei? Che? Te prenderei e te leccherei tutta. Ma se c'ho il pigiama? Vabbè. Te lo levo. Te lo levo. Te levo il pigiama. Ti levo il pigiama e te lo butto per terra. Ma perché per terra? Vabbè, te lo piego e te lo metto sulla sedia. E poi? Poi te levo le calze. Sto attento che non si buchino e te le appoggio vicino al pigiama. E poi? Poi te levo il reggiseno con la bocca. Sì, gna fai che le mani, poi gna fai che la bocca. Vabbè, il reggiseno te lo levi da sola. Però una volta che arrivo intorno alle mutandine, te prendo le mutandine e te le strappo. Perché me le strappi? Te le scucio. Ma perché me le scuci? Te ci faccio un buchetto con la sigaretta. Ah, contenza, ma fa mai niente. Spegni sta luce e mettiamoci a dormire. The End! Pugliano!